Questo è un progetto che ha ideato e realizzato la Commissione Pari Opportunità, questo gruppo meraviglioso di donne. E la Commissione si è insediata ad aprile 2022 e questo è stato uno dei tanti progetti. È il progetto Dono Sospeso che è partito a dicembre 2022 con una raccolta fondi coinvolgendo la cittadinanza. Tutto questo ha consentito di reperire le risorse per arrivare all'acquisto e all'installazione di questi due nuovi giochi inclusivi in un parco cittadino che è centrale e frequentato da tanti bambini e tante famiglie. Un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno contribuito con la loro generosità alla raccolta della somma necessaria e un ringraziamento anche alla Commissione Pari Opportunità, come dicevo, a questo gruppo straordinario di donne che sono in continuo movimento, un progetto dietro l'altro, e questo, come dicevo, è solo uno dei tanti. Allora, l'idea praticamente è nata dal portare queste scatole per il dono sospeso, dove tutti i negozianti e i cittadini hanno contribuito alla raccolta di questi fondi per appunto realizzare questo progetto. E da questo progetto è nata la voglia di rendere questo parco ancora più inclusivo e appunto oggi faremo l'inaugurazione di questi giochi, così i bambini potranno comunque usufruire appunto di questi giochi, avere questa socializzazione tra di loro. Per questo io vorrei ringraziare innanzitutto l'amministrazione che ha reso possibile comunque l'unione della Commissione Pari Opportunità e i cittadini che appunto hanno contribuito alla realizzazione di questi giochi.